39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo in compagnia di Donato Salzano, segretario dell'associazione Maurizio Provenza di Salerno, giusto? Donato, ci vuoi parlare un po' delle attività dell'associazione appunto suddetta e soprattutto della situazione delle carceri, visto che tu comunque te ne occupi in prima persona? Sì, da un po' sono stato rieletto segretario, quindi però avevo già assunto questa responsabilità in passato. Io prevalentemente nella mia militanza radicale mi sono sempre occupato di carcere, no? Frequentando spesso il carcere di Forni, lavorando a stretto gomito con Rita Bernardini sia in passato che adesso, e adesso con il gruppo carceri coordinato da Irene Testa. Sì, la lotta per l'amnistia anche a Salerno comincia a prendere piede in modo forte. La partecipazione straordinaria, e quindi direi i primi successi con lo sciopero della fame della sete del 14 agosto, molte persone si sono strette, familiari di detenuti, a fianco alla lotta militante del gruppetto di radicali a Salerno che si è occupato prevalentemente in quel periodo ed ancora oggi, a maggior ragione anche con la mia elezione al segretario dell'associazione, della questione giustizia e della questione carcere. Io ti volevo porre una domanda. Siamo in tema di antiproibizionismo da sempre. La questione delle carceri, anche dal punto di vista dell'antiproibizionismo, è un tabù, se ne parla poco. Se ne parla poco non solo sotto il profilo delle persone carcerate, ma anche sotto il profilo dell'assistenza penitenziaria, cioè di coloro che svolgono ogni giorno il lavoro all'interno delle carceri. Ci puoi dare tu un'idea di cosa voglia dire vivere quotidianamente la situazione di doppia di carcerato, perché si è detenuto non solo quando si sconta una pena, ma si è detenuto anche alle volte quando si vive una certa situazione? Sì, io ricordo sempre la massima di Enzo Tortora quando uscì dal carcere, no? Le carceri italiane sono una discarica sociale e a maggior ragione dopo anni e anni, quindi dagli anni 80 in poi la cosa è peggiorata sempre di più. Noi nascondiamo nelle carceri, anzi buttiamo via in una discarica quello che noi rifiutiamo. Quando Marco parla di nuclei consistenti di Shoah è questo, cioè gli ultimi tra gli ultimi sono quelli che sono nelle carceri e vivono una condizione peggiore di un normale detenuto, tra virgolette, no? Che è il detenuto tossicodipendente. E allora è lì che è uno degli elementi della discarica sociale, è lo stato di detenuto a cui si accoppia la condizione di tossicodipendente. Per esempio a Forni esiste da sempre, da quando è aperto, la sezione per i tossicodipendenti. E tra l'altro nell'ambiente carcerario un detenuto che sceglie di entrare nella sezione tossicodipendente è considerato tra virgolette anche un detenuto di serie B, e quindi gli ultimi tra gli ultimi. Chiaramente il migrante, chiaramente il tossicodipendente, ma oserei dire, per esempio, su Forni del carcere della mia città non ne ho notizie, non ne ho incontrati nella mia frequentazione del carcere della mia città. Però per esempio su Secondigliano chi vive una condizione di ultimo tra gli ultimi è il detenuto che è omosessuale, che è transgender, che è travestito. Quindi quando si parla di comunità LGBT io invito spesso i compagni di Arcigheo, i compagni di certi diritti a dare un'occhiata particolare alla condizione che vivo all'interno della comunità carceraria, la comunità LGBT. Doppiamente discriminata. Doppiamente discriminata come i tossicodipendenti. Per esempio voglio darti un solo dato. La nostra associazione è intitolata a un compagno che ci ha lasciato un paio di anni fa, Maurizio Provenza.
noi insieme a Marco Cappato, era il 2005, scoprimmo che al carcere di Forni c'erano per esempio dei detenuti dichiaratamente tossicodipendenti e al carcere di Forni non veniva ancora allora nel 2005 somministrato il metadone, ancorché la regione prevedeva la somministrazione da parte dei SERT. Ebbene, noi dovemmo fare una denuncia alla Procura della Repubblica con Cappato, con Maurizio Provenza, per ottenere dal 2005 in avanti finalmente la somministrazione del metadone da parte del SERT di Salerno in carcere di Forni. Quindi, per dirti, siamo arrivati praticamente all'assurdo. La condizione minima di assistenza veniva negata fino al 2005. Donato, io, visto che tu ne hai parlato, parlavi di migranti e parlavi a questo punto anche di persone tossicodipendenti, ci sono due leggi fondamentali, una è la Bossi-Fini e l'altra è la Fini-Giovanardi, entrambe che purtroppo alimentano le carceri per... Non sono reati, non si possono nemmeno chiamare reati quello di essere un migrante, cioè una persona che comunque cerca di trovare lavoro, cerca di trovare una vita nuova in un paese che comunque dovrebbe essere ospitale. Per arrivare poi all'antiproibizionismo e quindi ai tossicodipendenti che vengono magari messi in carcere per il possesso di una piccola quantità di sostanza che può essere la cannabis, l'uso personale. Quindi queste due leggi andrebbero depenalizzate per svuotare anche le carceri da persone che comunque non dovrebbero stare lì. Ma chi ci accusa rispetto alla nostra proposta, no, di amnistia per la Repubblica, no, di essere un gruppo politico o un'iniziativa politica o un movimento politico che vuole svuotare le carceri? Noi rispondiamo no, l'amnistia è ben altra cosa, riguarda il processo. Ma la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e peggio ancora la cosiddetta ex Cirielli, sono quelle leggi che hanno riempito le carceri. Quindi l'amnistia non è un provvedimento per svuotare le carceri, ma per riformare il processo penale in modo strutturale. Quelle che invece hanno riempito le carceri sono queste leggi. Queste leggi che, partendo da quella che è la Bossi-Fini, che fa assurgere al reato quello che è uno status. Come a dire, da domani mattina tu sei giornalista, la tua condizione di giornalista viene contemplata dal codice penale e quindi... Contravvieni, devi essere... E quindi contravvieni, devi andare in galera. È la stessa cosa, è questo. È una contraddizione in termini comunque. È una violazione di ogni principio di diritto internazionale. Ma secondo te, da questo punto di vista, non è anche un aggravio per i costi della sicurezza, per i costi della politica? Cioè è un aggravare dei costi che comunque potrebbero essere tranquillamente elevati facendo una politica di liberalizzazione, di depenalizzazione e sicuramente dando più spazio alle politiche radicali che da sempre sono più avanti, perché si può dire che siano, Marco Pannella lo dice sempre, precursori del futuro. Sì. Ti volevo dare un solo dato, leggendo l'ultimo rapporto di Antigone, si parla di cibo, ormai il cibo scarseggia nelle carceri, per il semplice motivo che il governo rispetto al vitto, che poi ha anche un sopravvitto, quindi la gestione di un appalto nelle varie carceri, ormai non finanzia neanche più il vitto per 44.000 quanti sono i posti, i posti all'interno delle 200 e passa carceri italiane. E una parte su 44.000 dovrebbe essere alimentato dal sopravvitto, cioè dalla spesa che fanno i detenuti all'interno dello spaccio, che sarebbe il sopravvitto. Ma tu pensa che ormai siamo agli ultimi dati, mi pare proprio che ha dati Antigone qualche giorno fa, a ormai 69.000 ristretti. Quindi noi riusciamo neanche a coprire il fabbisogno per acquistare il cibo per 44.000 persone e noi ne teniamo ristretti 79.000. È assurdo, è veramente assurdo.
io ho visto personalmente negli anni ridursi sempre di più il vitto, cioè io ho visto personalmente al carcere di Forni un hamburger così piccolo. Assurdo. Io ringrazio nuovamente Donato Salzano per il contributo che sta dando al 39esimo congresso. Lui è segretario dell'associazione Maurizio Provenza di Salerno. Esistono dei recapiti? Si può andare su un sito? Certo, allora noi abbiamo radicalisalerno.it, sì. Oppure possono scrivere alla mia mail personale che è disalzano@libero.it, ripeto, la D di Domodossola attaccata a Salzano, una sola parola, @libero.it. Ringraziamo ancora Donato Salzano e dal 39esimo congresso vi auguro un buon proseguimento. Grazie.